Festa stamattina al centro diurno di via Berlinguer, dove gli anziani hanno organizzato un recital per gli alunni del plesso scolastico Michele Federico Sciacca, presente il coro della scuola che ha cantato insieme ai nonnini. Devo ringraziare gli anziani che frequentano questo centro, che è finalmente una realtà del nostro comune, non annoverare tra le varie incompiute. Gli anziani hanno organizzato questa, diciamo tra virgolette, manifestazione, diciamo questa giornata ricreativa per loro assieme ai ragazzini di scuola elementare. Quindi stiamo assistendo a balli, a canzoni in dialettali e nonno, anche in inglese, una ragazzina ha cantato in inglese in maniera splendida. Ora, tutti i giorni di mattina vengono svolte delle attività tipo il giardinaggio, in questo periodo logicamente hanno fatto i regali per questi bambini che ora devono fare uno scambio di tono, e poi fanno attività di ballo, fanno teatro. E quanti anziani frequentano il centro? Il centro noi abbiamo l'appalto per 30 anziani. E c'è una graduatoria che io ci tengo a dirlo questa cosa, perché tanti anziani dicono: ma io vorrei frequentare. Purtroppo in questo momento, siccome ci sono degli standard regionali che richiedono un certo numero di personale confronto al numero di anziani, in questo momento il comune può ospitare 30 anziani. Noi siamo molto contenti, perché almeno io da parte mia non mi sarei aspettato tutto questo entusiasmo da parte degli anziani che frequentano, quelli che frequentano quasi tutti i giorni, e se la sentono veramente sua, cioè ora vorrebbero fare un giardino delle rose avanti il centro, hanno tagliato l'erba, insomma danno veramente tutto di sé perché questo centro funzioni.